Ciao ragazzi, oggi facciamo un nuovo video sui, come si chiamano? Magformers. I Magformers, grazie Nicolò, i Magformers, che a noi ci piacciono un sacco. Tant'è che abbiamo preso quest'estate anche quelli con le ruote. Con le ruote, esatto, quelli nuovissimi con le ruote. Abbiamo approfittato di un'offerta online, papà li ha fatti arrivare. Eccoli qua. Allora, qua abbiamo uno stuolo di Magformer. Fai vedere bene le ruote, Nicolò, come le funzionano. Le ruote funzionano i bimbi. Girano un sacco e hanno, come vedete, dei magneti. Qui questi grigi che permettono di appiccicare gli altri pezzi di Magformer in questo modo, quindi sfruttando sempre la forza magnetica, permettono di fare un sacco di cose. Esatto, proprio così, bravissimo Nicolò. Ora vedremo le varie cose che ci possiamo fare. Questo è il set delle macchine e potremo fare, vedete, queste sono le schede di istruzioni, decine e decine di macchine. Ne realizzeremo, non vi dico tutte, ma ne faremo senz'altro molte. Ecco qua le macchine. Poi Nicolò vi sta facendo vedere un altro modo di costruire, che è quello del piano, chiamiamolo così, nel senso che noi puliamo questo piano qua. Ecco qua ragazzi, cosa facciamo? Mettiamo i Magformer sul piano, proprio seguendo queste istruzioni, li mettiamo sopra. Forza Nicolò, facciamo vedere come funziona. E poi basta semplicemente tirarli su. Ah, la novità è che in questo set c'è anche l'omino Magformer. Eccolo qua. Poi ti serve un altro pezzo verde, vero? Allora vediamo, io te li passo e tu spiccichi. Vai, spiccica. Oh, bravissimo. Adesso un pezzo giallo e lo metti a fianco il quadrato. Dove vai? Dopo appiccichiamo. Ah, ho capito. Ah, vuoi mettere... Ma lascialo vicino, così li appiccichiamo già. No. Cosa dici? No. Ok. Allora. Poi ci servono dei... No, dopo possiamo... Va bene, ok. Uno alla volta. Tiriamo il giallo... Ci schiamo il verde. Ok, ecco un altro giallo. Poi abbiamo... Esatto, perfetto. Facciamo vedere che si appiccicano. Eccoli qua, li potremmo mettere anche qua sopra per verificare tutto, che funziona. E poi l'arancione. Un triangolo arancione e l'altro triangolo arancione. Uno e poi l'altro. Grazie caro. Poi l'arancione va messo vicino al giallo. Facciamo vedere. Eccoli sotto, perfetto. Adesso. Oh, ci siamo quasi. Adesso manca l'azzurro. Con anche i triangoli azzurri. Uno. Scusa, ho appiccicato male. Ok. Blu. Va bene, blu. Come? È bello anche blu. O forse azzurro. Blu, va bene. E questo qua, così. Perfetto, adesso lo attacchiamo questi qua. Ecco qua. E adesso cosa bisogna fare? Basta semplicemente, come dice lui, bisogna automate. Basta semplicemente, vedete, tirarmi su. Allora, pronti. Attenti, tiriamo su. Eccolo qua. Abbiamo realizzato il nostro spaceship, la nave spaziale, dicono. È carino perché l'omino fa questo effetto girotondo, vero? Come se fosse in giostra, vero? E abbiamo costruito la nostra astronave. Ci sono altre schede che ci permettono di fare un triangolo, un cubo, una piccola barca. Che si chiama motoscafo. Esatto. E poi una piccola casetta. Testa, si chiama testa che scoppio. Ok. E poi abbiamo un piccolo missile che si può costruire anche questo, tutto mettendo solo le... Lo facciamo il missile? Che secondo me è bello. Proviamo. Allora, facciamo il missile intanto, ne costruiamo due, perché dopo dobbiamo far vedere anche come si fanno le macchine, le forme, eccetera. Allora, qua dobbiamo appiccicare tutto qua sopra. Mettiamo l'omino, alcuni pezzi ce li abbiamo già, mettiamo il pezzo giallo, il pezzo viola. Ci manca qua su quello verde. Ah sì, mettiamo questo, l'arancione. Aspetta, questo è... Un arancione qua. Aspetta. Ecco il blu. Aspetta che mi... Sì, facciamo veloci. Qua. Ci vediamo qui. Esatto, poi c'è l'azzurro da mettere. Poi il blu. E poi un altro azzurro là davanti. Come si costruisce? Vediamo se ce la facciamo. Vediamo il suggerimento. Il suggerimento per alzarlo, sai che non l'ho mai fatto? E alzare la punta così. Proviamoci. Sì.
Eccolo, abbiamo realizzato il nostro missile. È bellissimo che dopo basta, come vedete, alzarle così ed ecco il nostro missile. Con anche l'astronauta. Che basta alzare così. E vola, è partito il missile. Bene, e abbiamo visto come funzionano le schede, grazie Nicolò, le schede dei Magoformer. Poi vediamo, ci sono altre carte che ci insegnano, questo va bene per i più piccoli, le forme, come fare i rombi, i trapezzi, gli esagoni, eccetera, e utilizzano le forme per fare dei disegni. Qui abbiamo il castello e la sfida è quella di mettere i vari pezzi per realizzare il castello. Oppure abbiamo un granchietto e la sfida... Sì, dimmi. Voglio con te, come hai fatto l'esperimento che ho fatto con la mamma, vieni con la matita intorno. Ah sì, ecco, una cosa che facciamo, giusto, è vero Nicolò, che tu hai provato a fare con la mamma, è quella anche poi di creare il nostro granchietto Magformer, ad esempio, no? Così, in questo modo. Allora, così mettiamo i pezzi giusti, vero? Tutti quelli rossi. Tutti quelli rossi, vediamo se riusciamo a trovare tutti i pezzi rossi. Li mettiamo così in questo modo, creiamo la nostra, il nostro granchietto tutto rosso, ok? Io ti do una mano, sai? Così facciamo un video super veloce. Allora, vediamo se c'è qualche pezzo rosso ancora, altrimenti lo possiamo fare anche di altro colore, le schede del granchio, non c'è problema. Allora, no, mi sa che i rossi li abbiamo finiti, però abbiamo dei gialli, esatto, possiamo fare le schede gialle. Perché le vanno in mezzo alla zampa. Sì, e le zampe le potremmo fare viola così. Eccole qua. Perché c'è qualche conchia che copre se le marine, sì. che coprono rosso. Esatto, che coprono il rosso. Poi vedete, basta togliere da questo foglio da disegno. E poi semplicemente noi possiamo metterlo sopra un foglio di carta, giusto? Ripassare col pennarello, farci gli occhietti, farci il nasetto, la boccuccia e poi tutte le decorazioni della spiaggia, no? Quindi le conchiglie, come dicevi tu, la sabbia, il mare, eccetera, eccetera. Poi abbiamo balene, abbiamo castelli, eccetera, astronavi, eccetera. Ma passiamo alle macchinine. E quindi andiamo a costruire le macchinine, che è il set, il concentrato del set di questo set dei Magoformer. Si possono fare ben 20 mini macchinine, credo di sì, credo almeno 20. Allora, quale facciamo? Facciamo questo bellissimo trattore? Vedete qua, puoi fare anche un trattore tipo così, se un trattore così. Sì, anche così si può fare. Allora, piccolino. Facciamo questo? Leggiamo. Allora, facciamo questo. Vicino a questi due. E poi si mette un triangolino. Guarda, fai uguale a papà. Io ho fatto così e tu fai così uguale dall'altra parte. Oh, bravissimo. Adesso qua ci mettiamo il posto dove verrà il sedile del pilota e il pilota andrà un pezzo qua e un pezzo qua. Ecco, abbiamo il pilota. Poi c'è la punta del nostro trattore. E quindi facciamo. Allora, metti un pezzo lì, io metto un pezzo qua, poi mettiamo un pezzo qua e chiudi la punta lì davanti. Ecco qua. Ed ecco qua, ragazzi, facciamo vedere bene, ecco qua il nostro trattore. Avete visto, avanza anche molto bene. Facciamo vedere. Facciamo vedere da vicino, vedi papà lo tiene in mano. Eccolo qua, il nostro trattore Magformer. Non fare le boccacce, Nicky. Ridacchione. Allora, eccoci qua. E questo è il nostro. Non fare le boccacce. Ok, passiamo alla prossima macchina. E ora vediamo assieme la costruzione velocizzata di alcuni modelli di queste macchine, che si possono realizzare in molte configurazioni. Nella confezione, infatti, vedete, c'è questo foglione con tutte le configurazioni che loro ci suggeriscono, ma poi noi ci siamo inventati anche di altre. Le macchinine sono piuttosto resistenti, pur essendo fatte di elementi magnetici che abbiamo unito fra di loro, avete visto, resistono bene, corrono bene dritte per dritto e in caso di urto hanno una buona resistenza. E questo video, avete visto, siamo spantalonati, sì, perché l'ho fatto a settembre, che era ancora caldo, poi papà, cioè io, ho
perso la scheda SD, mannaggia santa, e l'ho ritrovata solo tipo l'altro ieri. E quindi ho rifatto video che ci tenevo, perché è il primo video che faccio totalmente con Niki, con Nicolò. E quindi ci tenevo un sacco a mostrarvelo. Ci siamo divertiti tantissimo, così come ci divertiamo sempre con i Magformer, che portiamo con noi, con il nostro sacchettone dei Magformer che ci siamo fatti, e portiamo in giro, che anche è un gioco facilmente portabile anche da viaggio, e costruiamo delle cose mitiche gigantesche. Se vi sono piaciuti i Magformer, un pollicione come sempre a questo video, e per queste informazioni vi aspetto qua sotto nei commenti. A presto, alla prossima. Davide e Nicolò, ciao ciao.